È iniziato nei giorni scorsi al Valentino Mazzola il ritiro pre-campionato per la nuova San Cataldese di Mister Infantino. In programma quattro amichevoli che i Verde Amaranto disputeranno in questa fase in attesa dello start ufficiale fissato per il 1° settembre con la gara di andata di Coppa Italia. Dopo il portiere Gaetano Dolenti, Cristian Ferraù, Mattia Lu e Giovanni Giarrusso, arrivano il difensore centrale Pietro Grasso, cresciuto nel settore giovanile del Città di Messina, il mazzarinese Giuseppe Bognagni, terzino sinistro, il centrocampista proveniente dalle Città di Messina, Francesco Calcagno, l'attaccante mancino Giuseppe Prestia, il giovane Musso Melese, Francesco Nucera, terzino destro, ritorna Sadik Bello, nazionalità ghanese, dopo la parentesi a Vallelunga e Marina di Ragusa, il difensore Fabio Campanaro, il giovane attaccante Simone Sicurella, riconfermati Corrado Montalbano, Fabio Calabrese e per il 18° anno consecutivo anche il capitano Salvatore Di Marco. Questo è il primo giorno di questa importante stagione, per noi è importantissimo perché abbiamo qualcosa da riprenderci. Vediamo di aver fatto delle scelte ponderate, delle scelte giuste. Pensiamo di aver allestito un'ottima squadra. Cioè, ora solamente passa la palla a voi per lavorare, mettergli l'impegno che sapete, perché noi vi conosciamo quasi a tutti. Dobbiamo andare a affrontare una stagione che sarà per noi difficile. Un campionato che da 3 anni che non lo facciamo più, però per quello che si sa è molto rognoso. Ci aspetteranno al varco, tutte le partite saranno per noi delle finali. Quindi siamo la squadra da battere, quindi dovete capire che dobbiamo concentrarci fin da subito, fin dal primo giorno. Noi sì, ci siamo, io sono qua davanti a tutta la dirigenza, siamo tutti presenti, tranne qualche altro dirigente, poi ve li presenterò tutti in modo che li conoscete, sapete chi sono queste persone che hanno creduto in questo progetto, ci hanno dato una mano, si sono avvicinati al progetto San Cataldese e sono qua presenti. A queste persone noi li ringraziamo perché si sono uniti a noi e voi dovete dimostrare che non ci siamo sbagliati nelle scelte e che dobbiamo veramente riprenderci quello che il campo ingiustamente ci ha tolto. Intanto a fine luglio si è chiusa la 3 giorni di stage giovanile, l'importante settore di cui è responsabile Rosario Lamarca, su cui la società ha sempre investito.